Buona giornata e ben ritrovati. Dato l'approssimarsi del Natale, vorrei proporvi un breve approfondimento su un'opera artistica dedicata alla Natività. La Natività è uno di quei soggetti più frequentati in assoluto da tutti gli artisti di ogni epoca. Inizia Giotto nel 300 con la sua famosa Natività conservata nella Cappella degli Scrovegni, poi lo seguirà Mantegna, quindi il Botticelli, il Caravaggio, il Reni, insomma è impossibile nominarli tutti. È quindi uno di quei soggetti che certo non poteva mancare nel repertorio del famoso e anche grande artista poirinese Paolo Gaidano, famoso, come dicevo, per avere dedicato un'ampia produzione alle opere d'arte dedicate appunto alla religione. Si tratta di un affresco che si trova presso la chiesa del Cottolengo di Torino e che fa parte di una serie di opere che ornano l'altare principale. Al centro vi è a mo' di pala l'affresco di Luigi Morgari che rappresenta il Cottolengo con alcuni altri personaggi e a fianco di questo grande affresco, sia sul lato sinistro che sul lato destro, vi sono due gruppi di tre altri affreschi realizzati appunto dal Gaidano nel 1898, anno in cui ebbe luogo la ristrutturazione degli intonaci della chiesa. Uno di questi affreschi del Gaidano è dedicato alla Natività, la cui immagine mi è stata gentilmente fornita dal signor Aldo Gioda e che adesso vi mostro. Come vedete, è un'opera incentrata sull'evento e in particolare sull'adorazione, non dei soliti re magi, ma di uomini pastori. I personaggi sono descritti con dovizia di particolari, Maria con un'espressione dolce ma mesta, che sembra quasi presagire il tragico destino di Gesù. Giuseppe in secondo piano, presente ma non protagonista, così come viene descritto nelle scritture, e poi i pastori. La donna che in segno di stupore si porta le mani al viso, l'uomo al suo fianco prostrato in adorazione. Si evince un accurato studio degli spazi che deve avere preceduto la realizzazione dell'opera. In quello così limitato della parte inferiore del lato sinistro, il Gaidano riesce a descrivere ben cinque figure, con il chiaro intento di evidenziare la moltitudine, che vi vivacizza con la curiosa posizione del personaggio seduto sullo sfondo. E qui si coglie, a mio avviso, la genialità dell'artista. Per esaltare le figure in primo piano, sceglie come sfondo una tenda, figure geometriche che la arricchiscono, ma poi, per attenuare la sontuosità della stessa, inserisce con sapiente maestria uno scorcio di tetto della capanna con le assi di legno disuguali e consumate per dare il senso della povertà e della precarietà del luogo. I colori sono intensi, pazientemente distesi, che il Gaidano ci ha abituati ad apprezzare anche nei suoi quadri, in particolare in quelli dedicati alle sue glorie francescane. Nell'insieme, contrariamente a molte opere anche illustri, che tendono ad attualizzare la descrizione e i loro tempi, il
Qui si avverte un'atmosfera più aderente alla realtà del tempo e del luogo. Un'opera, questa del Gaetano, che si colloca meritatamente non solo a fianco della pala di Luigi Murgari, ma anche nell'ampia raccolta delle opere artistiche che celebrano la Natività. Pochi minuti per rendere omaggio ancora una volta al nostro grande concittadino. Io colgo l'occasione per fare a voi e alle vostre famiglie i migliori auguri di buone feste, ma soprattutto per un anno che sia migliore di quello che abbiamo appena trascorso. Grazie e arrivederci.